Mind the Gap. Con Monica Lucisano ci siamo incontrate quasi 2 anni fa, ci siamo trovate sul campo del teatro musicale, il desiderio di lavorare in musica nel teatro e parlando, incrociando idee e progetti, si è arrivati all'idea di questo spettacolo e ho avuto il desiderio da subito di condividere con Monica il percorso di scrittura, il suo percorso di scrittura, in modo che queste figure, questi personaggi potessero essere il più vicini, il più tagliati e abitati poi sulla scena. Perfidia! Ti nutrirò io, Macbeth, di perfidia, in modo da liberarci dei nostri nemici e dei nostri sensi di colpa. Spiriti, accostatevi ai miei seni di donna, datemi fiele al posto del latte e che io somministri al mio consorte l'invisibile sostanza. Si passa da Lady Macbeth a Beatrice e a Viola e poi si arriva a Desdemona con Emilia, ma ecco, mi soffermo su Emilia, personaggio secondario dell'Otello, la nutrice, la vecchia nutrice, che mi emoziona profondamente oggi e in cui ritrovo una bella parte di donna con i piedi per terra, come si usa dire, e con il cuore in cielo. Io dico che abbiamo tutti gli stessi sensi. Occhi per vedere, naso per odorare, mani per toccare, lingua per dire. Eppure quando è una donna a tradire pare che cada una montagna, che faccia un buco enorme e che dentro vi colino sangue di serpente e fiamme di drago. Se ci si chiede invece perché l'uomo tradisce, per semplice svago, no? E se invece è la donna fragilità e il suo nome, dicono. Sarà vero anche questo. Ucciderla però. Violenza fra le mura domestiche. L'uomo lancia un coltello contro la moglie e la friscia a morte. Mi picchiava davanti ai miei figli. Aggredita dal convivente ora in fin di vita. In preda al delirio uccide moglie e figlia e poi si spara. Tragedia annunciata, lo avevano sentito urlare e minacciare di morte la fidanzata. Donna tenuta in ostaggio e ridotta alla fame, ora versa in gravi condizioni. Getta l'acido sul volto della sua ragazza sfigurandola. Un uomo trova il fazzoletto di sua moglie tra le mani del presunto amante, travolto dalla gelosia, la strangola. In questa struttura, in questa drammaturgia, la musica è coprotagonista, è il gruppo di viole da gamba e il pianoforte, sono le due voci che si alternano alla mia e creano un tessuto tra il passato e il presente. Una girandola al vento! Ed è tutto, tutto nella parola e nel sentimento. Sono nella trappola delle parole, stordita dal desiderio di coglierne il senso. Sto precipitando. Quando sarò sola,
mi districherò dalla morsa delle parole e invaderò la scena. Ormai non più tua, Amleto. Mind the Gap, Lady Shakespeare, questo titolo che ci rimane immediatamente, la underground di Londra, che è anche riprodotta nella, sul fondale della, per la nostra scena, e ci rimanda al presente. Però ecco, direi non c'è bisogno di pensare a un'attualizzazione dell'opera shakespeariana. C'è una riscrittura naturalmente da parte di Monica Luccisano, ma l'opera di Shakespeare, le figure shakespeariane sono talmente, vivono di un respiro talmente largo, talmente potente e profondo, che ritroviamo in ciascuna di loro una parte possibile di un nostro presente, femminile e non femminile. Il gioco dei sensi si placa di presso al matrimonio. Lascia il posto a un sentimento dolce, sconsolato. Calma, giudizio, moderazione. Calma, giudizio, moderazione e una certa contrizione dolorosa. Ci siamo uccisi, Romeo! Questa è la verità! E ora? Di nuovo ripiomba dentro. Ora io ti odio, Romeo. Ti odio. Ti odio in eterno. Speranze, promesse. Tutto quel nostro agitarsi a cose valse. Senza tregua, seguitate a dubitare. Così che ormai sazio il mio sogno si imbrogli e muoia finalmente sincero. Please mind the gap between train and